Il Movimento 5 Stelle, sin da subito durante la discussione del decreto Sblocca Italia in Commissione Ambiente, durante la notte tra l'altro, aveva chiesto il ritiro di questo emendamento vergogna che favoriva la Total, una grandissima azienda che si occupa di petrolio e di idrocarburi. Per questa ragione avevamo protestato vivamente, l'emendamento poi fu ritirato e reso inammissibile anche dal Presidente della Commissione Ambiente, ma dopo qualche settimana l'abbiamo ritrovato nella legge di stabilità presentata al Senato. Il ministro Boschi non poteva non sapere di questo emendamento, dato che era stato già presentato e ritirato 2 mesi prima durante lo Sblocca Italia, per cui anche il ministro Boschi deve dimettersi assolutamente, poiché il Movimento 5 Stelle lo chiederà anche in aula. Il ministro Guidi ha presentato una lettera in cui si dice comunque sicura della sua correttezza. No, assolutamente io non credo alle parole del ministro Guidi, perché il governo si è dimostrato da sempre a favore delle fonti fossili, sia dicendo ai cittadini e agli italiani di non andare a votare il 17 aprile per il referendum sulle trivelle, sia presentando un decreto vergogna come il decreto Sblocca Italia, per cui è tutto il governo immischiato in questa situazione ed è tutto il governo che è a favore dei petrolieri.